quel momento ci sei tu, il collega e lei, perché tu stai là per salvare lei. Cioè, tu, operatore di polizia, vieni chiamato, vieni mandato di corsa, tu fai tutto il possibile per arrivare nel luogo dell'intervento e quando ti accorgi che dietro quella porta, tu vedi che è una porta di un appartamento, ma che in realtà è un muro, perché in quel momento ti sembra grosso come il Colosseo quadrato, la Grande Muraglia cinese. Però emotivamente parlando, quando hai dietro una porta una persona che conosci, se di lì a poco avesse compiuto quell'insano gesto, difficilmente te passa. Difficilmente. Non vale il doppio, però dico, a volte vale il triplo un intervento del genere. Mi chiamo Alessandro Olivetti, sono un agente della Polizia di Stato e giovedì scorso, di pomeriggio, ho contribuito al salvataggio della mia ex professoressa. L'intervento è nato così: la sala operativa dirama la nota radio che alle 13:30 una donna aveva riferito ad un dottore, ad un medico, che di lì a poco, tutto telefonicamente, si sarebbe gettata all'ottavo piano. In quel momento io ho visto che c'era un cognome che mi suonava familiare e diciamo è nato un campanello d'allarme in me, come per dire, ma probabilmente potrebbe essere lei. Mentre salivo celermente quasi all'ottavo piano, io udivo le voci di questa donna, le urla più che altro, e erano le stesse identiche urla del periodo scolastico, quindi abbiamo passato 5 anni intensi, dal primo giorno del primo anno all'ultimo del quinto anno, fino all'esame di maturità, e per i primi 2 minuti lei non mi ha dato completamente retta, assolutamente no. Dopodiché ho menzionato vari episodi del periodo scolastico e lei ha aperto lo spioncino e mi riconosce. Sento piangere dall'altra parte e mi dice le sue parole: "Ah, ma sei tu, guarda come ti sei fatto grande, ma guarda un po', Alessandro, mi dispiace, però io ho deciso, non apro, mi vergogno." In quell'istante il mio collega Francesco scende giù insieme ai vigili del fuoco. Dalla via, quindi dalla strada, vede che la donna si era affacciata più volte dalla finestra che dava su quella strada. Allora Francesco repentinamente mi chiama e mi fa: "Sa, guarda che si è affacciata, inventate qualcosa, vai, sbrigati, perché io l'ho vista che si è affacciata più volte." E io per 5 minuti ho raccontato una storia che non, diciamo, è stato un mix dei miei pochi anni di polizia fino a questo momento, che però ha portato a 5 minuti fondamentali che hanno permesso a Francesco di coordinarsi con i vigili del fuoco e di dirmi a me: "Guarda, trattienila ancora perché con la scala stanno quasi all'ottavo piano, sono quasi arrivati, sono quasi arrivati." In quel momento finale sento la professoressa che urla dicendo: "Ah, vattene via!" E avevo capito che il vigile era entrato. Cosa fa il vigile del fuoco? Assicura la signora, viene ad aprire la porta che era chiusa con doppia mandata oltre al paletto. E alla fine apre la porta, io entro dentro e mi è venuto istintivo abbracciarla. Se non ci fosse stata la collaborazione del mio collega Francesco e soprattutto dei Vigili del Fuoco, probabilmente non saremmo riusciti. La cosa più importante è stata quella che ha fatto sostanzialmente, è entrare in contatto diretto con la persona, nella fattispecie il fatto che sicuramente lui fosse un suo ex alunno ha particolarmente giovato alla situazione perché è anche la capacità di Alessandro di argomentare in un certo senso con la sua ex professoressa ci ha dato il tempo di poter predisporre insomma con i vigili del fuoco la scala per raggiungere l'ottavo piano. Ci ha dato il tempo di poter sgomberare le macchine che erano parcheggiate giù, ci ha dato il tempo necessario per portare in salvo quella persona. Da 2 mesi a questa parte sì, facciamo coppia fissa. Io vengo da un altro commissariato, sono arrivato qui a esposizione a gennaio e da quel momento abbiamo fatto praticamente coppia fissa in autoradio. Diciamo che le avventure non ci mancano sotto questo punto di vista, però questa, diciamo, sì, è stata particolarmente importante e significativa perché comunque quando si tratta di una persona che conosci, nel caso di Alessandro, l'apprensione, la gioia soprattutto per essere riusciti a portarla in salvo è sicuramente maggiore. Lei, come altre professoresse che ho avuto nel mio, diciamo, percorso scolastico, parlavano direttamente, quindi hanno trasmesso quel valore che in quell'età non riesce a capire e a comprendere. In quegli anni sì, lei parlava diretto e trasmetteva, anche grazie alla materia che comunque faceva, trasmetteva i valori di un,
principio di legalità, il principio di moralità. Ad Alessandro, che è diventato prima militare e poi poliziotto, quei valori sono serviti, perché non è che tu ci nasci con determinate cose, li acquisisci nel corso del tempo grazie anche alle persone con cui hai avuto a che fare nel corso della tua vita, e questi valori posso dire che sono stati trasmessi anche da lei, naturalmente. Provi un mix di emozioni, sembra un cocktail di sentimenti. Sei prima ansioso perché speri di salvare la persona, poi ti arrabbi perché speri che quel momento di lì a poco passi in fretta salvando la persona, e io vi assicuro che quei 20 minuti non finivano mai. E però quello che provi dopo aver portato l'intervento a compimento, aver salvato la persona, vale veramente tanto, veramente tanto.